qua. La bellezza, questione di famiglia, da Miss Over a Mister Italia, a Matelica per mamme e figli, i concorsi di bellezza sono di casa. E poi capita che la bellezza diventi anche una questione di famiglia. Succede a Matelica, in questa famiglia che vi facciamo conoscere, dove i concorsi di bellezza sono ormai di casa. Segni particolari, bellissimi, belli sì, ma anche animati dai valori più autentici e veri. È la storia della famiglia Vaccaro di Matelica, dove su 5 componenti ben 3 si sono fatti conoscere per la loro bellezza. La prima è stata la mamma Donatella, finalista Miss Over e seconda classificata a livello nazionale nelle competizioni di body fitness. Da lei i suoi 3 figli hanno certamente ereditato la bellezza. Riccardo, 8 anni, è ancora piccolo e per il momento tifa per i suoi fratelli più grandi. Alessio, 22 anni, che lavora come geometra, e Andrea, 16, studente alle superiori, i quali non si sono lasciati scappare l'occasione di partecipare a Mister Italia. È stata una bellissima esperienza che è iniziata circa 2 anni fa e questo anno, diciamo che è durata tutta l'estate. Abbiamo fatto prima le selezioni regionali, poi siamo andati alle fasi finali italiane e ci sono state le prefinali e la finale. Diciamo che alla fine non ho vinto, però il risultato comunque è positivo. Certo, per curare il proprio aspetto fisico non mancano i sacrifici, con le ore trascorse in palestra per modellare i muscoli. In questo però a dare una mano a tutti ci pensa Andrea, che sta studiando per diventare personal trainer. Con Alessio andiamo in palestra insieme e lui è seguito da me nell'allenamento e nell'alimentazione. A vigilare su tutti la mamma Donatella, una vera super mamma che si divide tra la famiglia e il suo lavoro di decoratrice senza tralasciare le sue passioni. I sacrifici sono tantissimi, tanto che qualche volta anche mi prendo un po', diciamo, chissà se ce la farò, però mi organizzo, logicamente mi organizzo, mi alzo presto la mattina, poi faccio tutto da sola, cucino, lavo, stiro, faccio tutto quello che facciamo noi donne. Però siccome piace tanto e quindi faccio dei sacrifici, cerco di organizzarmi, trovare qualche oretta per me durante la giornata. Ma la bellezza non è tutto, parola di papà Fabrizio. C'è dietro anche, ci sono altre cose, lo sport, insomma, la salute. È una famiglia che tiene particolarmente alla salute, diciamo, ecco, alla salute e allo sport. Insomma, stare in armonia, vivere in armonia con la famiglia.